fine mandato per il sindaco di Trapani, Vito Damiano. Signor sindaco, che anni sono stati questi 5 anni per lei? Allora, se vuole una risposta distinto, dico sono stati 5 anni di inferno. Se vuole una risposta invece un po' più ragionata, posso dire che sono stati 5 anni intensamente vissuti, che hanno pesato tantissimo, che ci hanno consentito di fare qualcosa, quello che è stato umanamente possibile fare, che ci avrebbero consentito di fare molto di più se non avessimo avuto questo atteggiamento di taluni, atteggiamento di ostruzionismo, di delegittimazione, di infame e infamanti accuse, di tutto il peggio che poteva essere detto nei confronti di questa amministrazione. Io me ne vado con tanti rimpianti, ma sicuramente senza alcun rimorso. Tanti rimpianti perché tante cose si sarebbero potute fare se ci fosse stata maggiore collaborazione non solo dalla parte politica ma anche dalla parte della cittadinanza, di quella cittadinanza che è propositiva normalmente in altre realtà. Io ho visto che la società civile è propositiva e aiuta l'amministrazione a svolgere il proprio compito. Qui invece ho visto una sorta di disinteresse totale. Quindi forse è stato il clima, questo clima di veleni che sin dall'inizio del mio mandato si è venuto a creare o è stato creato, perché poi... E con clima di veleni lei ha esordito, diciamo, subito con un avviso di garanzia per l'utilizzo della macchina del comune in modo illecito. Subito dopo c'è stato un periodo in cui l'ha lasciata in pace e poi si è parlato di mozione di sfiducia. Operare con questi atteggiamenti, questo clima, è molto difficile. Sì, ma infatti il riferimento è a questo. Cioè lavorare sapendo che qualunque cosa fai viene comunque valutata come una cosa fatta male, come un qualcosa che va criticato, che deve essere messo comunque sul banco degli imputati. Lei ha fatto riferimento all'utilizzo dell'auto blu. Allora, è bene chiarire anche questo. La sentenza di secondo grado, perché il PM si era appellato, io ve la posso far avere, ma è una perla della giurisprudenza italiana. Non esisteva assolutamente, non esistevano i presupposti per andare avanti, però nonostante tutto evidentemente questa forma di accanimento ha coinvolto anche i settori istituzionali. Capisco, ci può anche stare la soluzione con formula piena, non solo in primo grado ma anche in secondo grado, la dice lunga. Però leggendo anche le motivazioni della sentenza le posso assicurare che c'è assolutamente da ridere. Da ridere sotto un certo aspetto, per le cose grottesche che sono emerse. Ma d'altro canto c'è da rimanere un po' amareggiati perché la giustizia perde tempo appresso a delle inezie, tutto sommato. Lei è trapanese da generazioni, poi si è allontanato da Trapani per motivi di lavoro, è tornato per fare il sindaco. Ecco, quale Trapani ha lasciato la prima volta? Quale Trapani ha trovato e quale Trapani si accinge a lasciare ora, perché con buona probabilità nel momento in cui dovesse lasciare potrebbe anche decidere di tornare oltre lo stretto? No, tornare oltre lo stretto no. Uno poi ha le radici nella sua terra e quindi bene o male, con sofferenza o con gioia, ci rimane volentieri. Io ho lasciato una Trapani, diciamo, normale, quelle normali realtà del meridione d'Italia, della Sicilia in particolare. Ho potuto apprezzare la differenza avendo vissuto prevalentemente in altre parti d'Italia. Però tutte le volte che tornavo vedevo che c'era un leggero miglioramento, c'era qualcosa che si andava modificando. Perché io in questi 40 anni sono venuto in vacanza a Trapani, sostanzialmente, poi avendo anche gli affetti familiari, è chiaro che diventa poi un obiettivo prioritario. Però ho notato questi piccoli cambiamenti. Certo, i cambiamenti non possono essere radicali, è chiaro che bisogna fare i conti con il processo, il lento processo di evoluzione culturale di una terra. Questo, quando poi sono ritornato, quando poi mi sono candidato, è stato un motivo per affrontare questa esperienza. Cioè, visto che c'erano stati dei cambiamenti, ho detto allora
aiutiamo questo cambiamento, diamo il nostro contributo a cambiare questo modo di pensare, questa cultura imperante nella nostra realtà siciliana. Poi invece mi sono accorto che il cambiamento è molto difficoltoso, bisogna spingere tanto, gli ostacoli sono tanti, e questo conferma che i processi di evoluzione culturale in una realtà sono processi lenti. Però bisogna insistere perché se ci abbandoniamo e non sfruttiamo questo l'entusiasmo, l'energia che magari anche i giovani hanno e che i giovani oggi hanno, si ferma tutto. Lascio una Trapani che è in via di evoluzione, non abbiamo raggiunto nessun obiettivo, cioè abbiamo raggiunto brevi traguardi che sono traguardi strumentali a un cambiamento radicale, però il cambiamento radicale probabilmente ci vorranno tanti anni prima che si possa verificare. Ecco Sindaco, lei ha detto un processo a tappe, qualcuno l'ha definito un buon amministratore di condominio, nel senso che lei ha amministrato bene Trapani, ma non ha avuto quel colpo d'ala, quel colpo di genio, quella cosa che potesse fare un salto di qualità alla sua immagine e alla città. Condivide questa definizione? Guardi, io solitamente non sono abituato a criticare le opinioni degli altri. Le opinioni degli altri vanno rispettate. Amministratore di condominio non credo proprio, perché 5 anni di vita all'interno di un'amministrazione comunale non sono assolutamente paragonabili a quelli di un condominio di 20, 30, 50 famiglie. Nel senso di ordinaria amministrazione. Ordinaria amministrazione. Allora, è risaputo, però lo voglio ancora una volta sottolineare. Se io ho il portafogli pieno, posso fare tanti acquisti. Allora qualcuno poi potrebbe dire: come brava questa persona, hai visto, cioè il vestito nuovo, le scarpe nuove, si è comprata la macchina, eccetera. Ma avendo la disponibilità delle risorse economiche, tante cose si possono fare. Noi purtroppo non abbiamo avuto questa disponibilità di risorse economiche, l'ho detto tante volte, continuo a ripeterlo perché questa è la realtà ed è facilmente documentabile attraverso gli atti esistenti al Comune. Noi abbiamo trovato una situazione di grave sofferenza economico-finanziaria del Comune, un alto livello di indebitamento per mutui contratti negli anni precedenti, e ci possono anche stare perché chiaramente il mutuo ti consente di avere una disponibilità immediata e ti consente di fare investimenti, quindi che ben vengano i mutui, però bisogna anche qui essere attenti, cioè io che ho uno stipendio di 2.000 euro al mese non posso contrarre mutui le cui rate mi portano a versare mensilmente 3.000 euro, è chiaro che si va in rosso. Allora, al di là degli sforamenti che noi abbiamo avuto nel 2012 per decisione assunta nel 2011, nel 2013 perché ci siamo portati appresso questa situazione deficitaria, ma l'obiettivo che ci eravamo dati era quello di rientrare nei parametri del patto di stabilità. Patto di stabilità che per i più non dice nulla, non significa nulla, però il patto di stabilità, sforare i termini del patto di stabilità, significa avere sostanzialmente l'attività bloccata. Cos'è che incide maggiormente sul patto di stabilità? Sono le spese per investimento. Le spese per investimento chiaramente sono quelle che fanno andare avanti una società. Quindi se non hai le risorse per investire, se non puoi investire perché hai dei limiti posti dal patto di stabilità, non puoi realizzare opere, ma per investimenti anche produttivi, perché l'obiettivo che mi ero dato era quello di procedere non tanto ad investimenti cosiddetti improduttivi, ma investimenti produttivi, cioè quelli che nel corso degli anni poi creano reddito, creano ricchezza, eccetera. Questo non è stato possibile farlo, quindi abbiamo dovuto contenere una situazione gravemente deficitaria sotto l'aspetto, ripeto, economico-finanziario, che non ci ha consentito di andare avanti e di poter realizzare i progetti. Le posso assicurare che di progetti ce n'erano tanti. E con un altro degli appunti che le muovono parte proprio da questo, lei dice che i progetti ce n'erano tanti, abbiamo fatto, ma tanti sostengono che lei ha, tra virgolette, difettato nella comunicazione con l'esterno. È una scelta che lei ha operato o ci sono state delle resistenze a recepire quello che lei voleva dire? Allora, uno dei limiti, uno dei condizionamenti del patto di stabilità è quello che il sindaco non può avvalersi di esperti o di consulenti. Quindi il patto di stabilità incide anche su questo.
Io quando mi sono insediato ho trovato tre consulenti, tre esperti che erano qui con la passata amministrazione, che non ho potuto più mantenere. In maniera rocambolesca, però nel rispetto chiaramente della legalità e dei limiti consentiti, ne ho mantenuto solamente uno. Quindi ho dovuto operare una scelta. Mentre c'era un esperto della comunicazione, un esperto di informatica, un esperto legale, ho mantenuto solamente l'esperto di informatica, perché c'era un progetto già avviato in passato, quando mi sono insediato, che era l'informatizzazione degli uffici comunali. Ho ritenuto che questo fosse un progetto prioritario rispetto a quello della comunicazione piuttosto che quello dell'assistenza legale, cioè visto che abbiamo all'interno del comune un'avvocatura e quindi la consulenza legale te la può fare benissimo l'avvocatura senza bisogno di ricorrere ad un professionista esterno. Per quanto riguarda la comunicazione, le devo dire in tutta sincerità, ho abbassato le braccia da subito, perché come ricorderanno tutti quanti, la campagna di delegittimazione di questa amministrazione, ma dico di questo sindaco, perché è il sindaco che non si voleva, non l'amministrazione, la campagna di legittimazione che mi ha riguardato è iniziata subito. Io ricordo che già una settimana dopo l'insediamento la città era sporca, l'erba cresceva dappertutto, le strade erano rotte, eccetera. Cioè non aveva ancora nominato la giunta, quindi la macchina amministrativa non aveva iniziato a muoversi e già era tutto un disastro. Quindi una valutazione molto banale è stata: è inutile combattere con la baionetta contro il carro armato, quindi lasciamo andare il carro armato e cerchiamo di evitarlo per quanto possibile. Andare a spendere una somma, seppur modesta ma comunque significativa, in tutta onestà e secondo coscienza non me la sono sentita. Quindi andare a spendere soldi della collettività per la comunicazione, per parare i colpi di una controinformazione che era subito agguerritissima, ho detto rinuncio alla comunicazione, sono fondi che noi possiamo utilizzare per altro, e quindi questa è stata la scelta. Signor Sindaco, 5 anni in cui lei ha provato delle grosse delusioni, ma ha avuto anche qualche soddisfazione. Qual è la maggiore delusione che ha provato e qual è la maggiore soddisfazione che ha avuto? Allora, di delusioni tante, perché ripeto, questo clima di delegittimazione, per usare un termine garbato, ritengo che questa sia stata una campagna infame e infamante, che è stata portata avanti ad arte in maniera scientifica. Questa è la cosa che mi amareggia maggiormente. L'altra cosa che mi amareggia maggiormente è che ho notato tanta superficialità, cioè la gente ha valutato solamente attraverso segnali superficiali, cioè non è andata a fondo nelle problematiche. Ora le faccio un esempio banale, uno per tutti. In questi 5 anni questa è una grossa soddisfazione che mi sento di riconoscere. In questi 5 anni abbiamo lavorato tanto sulla rete idrica, perché l'obiettivo era quello di migliorare l'erogazione idrica. Io mi ricordo da bambino che l'acqua si raccoglieva nei bummali di terracotta, perché non c'erano ancora i recipienti, quelli di plastica, eccetera. E quindi so qual è la sofferenza che ha provato la città e la cittadinanza nel non avere la disponibilità dell'acqua corrente. Quindi mi sono dedicato a questo. Fortunatamente in questo sono stato agevolato, perché subito nell'estate del 2012, quindi appena insediato, noi abbiamo avuto dei grossi problemi a Bresciana, ricorderai i furti di rame, addirittura chilometri di linea elettrica che erano stati rubati a Bresciana. Hanno messo la città in ginocchio. Siamo riusciti a superare quell'emergenza, però dopo ne ho fatto una questione, diciamo, personale. Ho detto dobbiamo migliorare l'erogazione idrica, quindi mi sono fatto spiegare esattamente come è strutturata la rete idrica, quali sono i limiti, quali erano le potenzialità, eccetera. Quindi una volta avuto il quadro di situazione siamo intervenuti per risolvere problematiche, ma che si trascinavano da decenni. Quindi io non attribuisco responsabilità a nessuno, dico sono problematiche che io ho trovato che si trascinavano da decenni. Bene, attraverso degli interventi organizzati, sistematici, siamo intervenuti prima sulle aree, cercando di dare l'acqua con una certa continuità nei quartieri, in determinati quartieri che avevano sofferenza o che avevano segnalato sofferenza.
Poi, risolto il problema del quartiere, siamo intervenuti in maniera puntuale per singola utenza, laddove ovviamente c'erano le lamentele dei cittadini che lamentavano scarsezza d'acqua, eccetera. Quindi tutti questi interventi, l'ultimo si è concluso la settimana scorsa qui su via Mazzini, dove abbiamo dovuto fare credo più di 15 perforazioni. Perché? Perché lì ci siamo accorti che c'era la vecchia rete idrica dismessa, che chiaramente non viene portata via dal sottosuolo, ma viene lasciata lì, viene abbandonata, però stranamente era alimentata. Quindi noi avevamo una doppia rete, quella vecchia e quella nuova, che venivano entrambe alimentate. Capisce bene che chiaramente alimentare due reti significa avere meno pressione su tutte e due le reti e quindi grossi problemi di approvvigionamento idrico. Abbiamo dismesso circa 2 chilometri di vecchia condotta idrica e quindi abbiamo mantenuto in funzione la nuova condotta idrica. Chiaramente i miglioramenti sono stati plateali. Mi fa specie che c'era qualcuno che girava per cantieri, che controllava, eccetera, però tante cose non sono state controllate. Addirittura noi avevamo una dispersione paurosa nel centro storico, perché il rifacimento della rete idrica non aveva tenuto conto di alcuni interventi che bisognava operare sulla vecchia rete, quindi dismettere la vecchia. Quindi questo è a fattor comune, diciamo, realizzare la nuova rete e mantenere la vecchia in esercizio. Abbiamo risolto tanti problemi, oggi possiamo dire con grande soddisfazione che abbiamo abbattuto notevolmente la dispersione idrica in città, non solo nel centro storico ma anche nella città nuova. Lei consideri che nel 2012 da Bresciana noi utilizzavamo 200 litri secondo per fornire l'acqua alla città. Oggi noi ne forniamo 140. Quindi con 200 litri la gente si lamentava perché non arrivava acqua a sufficienza. Oggi con 140 litri non si lamenta più nessuno. Quindi significa che abbiamo ridotto notevolmente, sensibilmente, se non del tutto, ma credo che ci sia ancora qualcosa da fare, la dispersione idrica. Questo significa che adesso, finito il lavoro sulla città, bisogna intervenire immediatamente nelle periferie, nelle frazioni, perché purtroppo nelle frazioni noi ci ritroviamo una rete anomala, che è una rete aperta, cioè sappiamo quanta acqua immettiamo, ma non siamo nelle condizioni poi di stabilire quanta acqua viene dispersa. Noi abbiamo stimato una dispersione del 60%, quindi bisogna intervenire urgentemente sulla rete idrica delle frazioni. Un'ultima cosa, anche questo è passato inosservato, perché le belle notizie durante questi 5 anni, e questo è motivo di delusione e di amarezza, le belle notizie non venivano opportunamente enfatizzate, non per fare un piacere a me, ma giusto per informare la popolazione di qualcosa che andava a vantaggio della collettività. Noi siamo riusciti a ottenere un finanziamento di 15 milioni di euro per la dispersione idrica. La gara è stata già espletata, quindi diciamo la gara è ancora in corso, bisogna definire gli ultimi preparativi, diciamo. Il progetto stralcio è stato già presentato e approvato dalla regione, quindi bisogna solo iniziare a scavare, a sostituire la vecchia rete con una nuova rete, non solo, ma questo consentirà anche di informatizzare i processi di gestione della rete. Quindi se noi oggi abbiamo un operatore a San Giovannello che manualmente deve aprire le saracinesche, abbiamo gli operatori, come la gente vede tutti i giorni, che vanno in giro per strada con la macchinetta e con un ferro strano per aprire le saracinesche e dare acqua ad un quartiere piuttosto che a un'altra, ad una via piuttosto che ad un'altra, ecco, tutte queste operazioni manuali saranno sostituite da un sistema computerizzato che gestirà il tutto in maniera molto più efficace e molto più efficiente. Questo è il Damiano amministratore, ma lei nel momento in cui c'è stata la presentazione della mozione di sfiducia ha dovuto confrontarsi con i politici. Il Damiano politico con i politici che hanno bussato, hanno chiesto, che tipo di rapporto c'è stato? Allora, quando mi sono insediato non è che fossi così sprovveduto, cioè ho considerato che effettivamente mi sarei confrontato con la politica.
Diciamo che un primo confronto l'ho messo subito da parte perché non era realizzabile, e mi riferisco a quello del mio predecessore, che aveva avuto la pretesa di essere nominato assessore, anche vice sindaco, per poter fare il terzo mandato, parliamoci chiaramente. Allora io a questi giochi non ci sto e l'ho mandato in maniera plateale a quel paese. Questo è il motivo per cui c'è stata questa forma di vendetta annunciata, tant'è che me lo disse chiaramente: guarda, allora io ti sarò contro anche in consiglio comunale. La cosa che mi preoccupò all'epoca quando disse anche in consiglio comunale fu anche. Ho detto: perché anche in consiglio comunale? Tu mi puoi essere contro solo in consiglio comunale. Bene, quindi fatta fuori questa parte politica, che comunque è parte politica, era rimasta un'altra parte politica con cui pensavo di poter scendere a compromessi legittimi, compromessi accettabili, perché chiaramente mi rendo conto che la gestione amministrativa di un ente si sposa con una gestione anche politica dell'ente. Bene, quando mi sono reso conto che la gestione politica scendeva in campo pesantemente e voleva assumere la direzione anche amministrativa dell'ente, allora ho allontanato anche quell'altra componente politica. Poi sono stato costretto a scendere a compromessi anche con la parte politica presente in Consiglio Comunale, quindi con altre parti politiche presenti in Consiglio Comunale. Ripeto, sempre nell'ottica di essere agevolato nel lavoro, accettando un minimo di compromesso, ma nel rispetto di limiti e criteri ben determinati. Quando poi ho visto che questi limiti, questi criteri ben determinati non venivano rispettati, si voleva andare sempre oltre, allora poi ho chiuso definitivamente con la politica. Diciamo che il discrimine, la linea di demarcazione fra politica e non politica è stato nell'immediatezza, qualche tempo, ma breve tempo dopo la mozione di sfiducia. Quindi la mozione di sfiducia che non è passata, che è stata sonoramente bocciata. Poi ognuno può dire quello che vuole, però il risultato è che la mozione di sfiducia non è passata ed è stata sonoramente bocciata, anche perché si fondava su argomenti molto pretestuosi che io ho affrontato in Consiglio Comunale quando mi sono stati addebitati, e quindi su tutti ho dato una risposta, ritengo, secondo criteri di coscienza. E quindi, diciamo, la politica non è entrata più in gioco. Sono entrate in gioco invece altre forze trasversali che hanno cercato comunque di condizionare l'azione amministrativa e che ci ha fatto penare per più di 2 anni. Anche quindi le ultime nomine che lei ha effettuato, cioè la nomina di un componente alla Biblioteca Fardelliana e l'ultimo assessore che ha nominato, Marco Ingiglio, che sono due persone che sono facilmente identificabile con una certa sinistra, non è stato un ammiccamento ad una parte politica o piuttosto cosa? No, non è stato nessun ammiccamento. Cioè io in questa mia vita, diciamo, nel corso della mia vita, non solo quella professionale, ma anche quella amministrativa che ho vissuto qui al Comune di Trapani, mi ha fatto riflettere a lungo. E ho ricevuto un regalo da questa esperienza, cioè quella di mettere da parte i pregiudizi. Quindi io ho operato senza alcun pregiudizio. Non mi sono posto il problema di Sabrina Rocca, professoressa Sabrina Rocca, persona degnissima e che merita rispetto come chiunque altro appartenga alla categoria delle persone oneste. Quindi non mi sono posto il problema è di sinistra e di destra, era concorrente alle elezioni del 2012, eccetera. Ritenevo che fosse una persona capace, e lo ritengo ancora adesso una persona capace. Ho ritenuto che persona altrettanto capace fosse anche l'assessore Marco Ingiglio, anche se spostato ancora più a sinistra rispetto, mi sembra di capire. Però ecco, non ne faccio una questione di etichetta, perché ho avuto la fortuna di uscire dal condizionamento del pregiudizio. Quindi le persone io ritengo che debbano essere valutate per quello che valgono, non per l'etichetta che hanno attaccato addosso, che si sono attaccati o che qualcuno gli ha attaccato addosso. Parlando di politica, non si può entrare nella campagna elettorale che sta finalmente arrivando alla fine, una campagna elettorale avvelenata.
con cinque candidati, di cui due, il senatore D'Alì e l'ormai ex deputato regionale Fazio, che hanno avuto problemi di carattere giudiziario, anche se tutto è ancora da dimostrare, perché sul primo c'è una richiesta per quanto riguarda il soggiorno obbligato e sull'altro c'è un'indagine molto più delicata in corso per quanto riguarda la corruzione. Diciamo, tra l'altro, sono due che sono stati i suoi sponsor principali. Lei, da ex generale dei Carabinieri in pensione, anche se i Carabinieri in pensione non ci vanno mai, che cosa ha provato quando si è trovato in questa condizione con queste accuse pesanti che, ripeto, sono ancora tutte da dimostrare nei confronti di questi due candidati aspiranti sindaco? Allora, capisco che si voglia tornare sempre al condizionamento della politica, eccetera. Io le dico semplicemente questo, l'ho detto tante volte e lo ribadisco ancora adesso. Se fosse stato il Partito Democratico, piuttosto che il Partito Socialista, piuttosto che qualsiasi altro, come si dice, lista civica, no? Lista civica, a propormi di candidarmi a sindaco, avrei accettato comunque. Perché la mia candidatura a sindaco non era un obiettivo da raggiungere come per tanti che ne fanno anche una professione, devo dire. Per me è stato un impegno che mi è stato richiesto. Qualcuno mi ha detto, ti vuoi impegnare, non mi hanno detto questo, però come l'ho recepito io è stato, ti vuoi impegnare per la tua città, per la tua cittadinanza? E io l'ho accettata, ripeto, a prescindere dalle etichette che mi hanno sostenuto, o comunque dai simboli, dovuto rispetto alla politica, dai simboli che mi hanno sostenuto. Dietro i simboli ci sono persone. Sì, ci sono persone, però ripeto, le persone che c'erano allora erano persone assolutamente degne di rispetto, così come ritengo ce ne sono tantissime degne di rispetto. Qualcuno mi aveva detto all'inizio, attenzione perché il senatore D'Alì sta vivendo una situazione giudiziaria, eccetera. Io ho risposto in maniera molto, molto chiara e molto lineare. Il senatore D'Alì è un senatore della Repubblica, nell'esercizio delle sue funzioni, è una persona libera. Non è una persona che soggiace a provvedimenti restrittivi o precauzionali, eccetera. Quindi è una persona a cui io devo rispetto, ripeto, per senso istituzionale. Diverso è il caso di quello che si è verificato nell'ultimo periodo, quando queste persone, riferito al senatore D'Alì, riferito all'ex onorevole Fazio, hanno avuto queste vicissitudini, eccetera. Ora anticipo subito la domanda che mi vuole fare, le dico subito, io ripeto, ognuno poi si regola come vuole, ma io al loro posto avrei fatto un passo indietro. Ma è una ragione di opportunità così banale, così elementare, infatti mi ha fatto veramente specie che queste persone non abbiano intuito il danno enorme che ne sarebbe derivato alla città, cosa che poi effettivamente si è verificata e si sta verificando ancora oggi e probabilmente si verificherà anche in futuro. Vito De Vano ha recentemente messo in mostra un lato sconosciuto di se stesso, quello del affidato a social, di narratore di parabole, peraltro scritte anche bene, quindi di questo le faccio i complimenti. È uno sfogo personale o cos'altro? No, diciamo che alla fine di un impegno stressante, di un impegno duro, un impegno coinvolgente, quando vedi la linea del traguardo hai una sorta di decadimento. No? Molli gli ormeggi, ti viene meno anche quella carica di adrenalina, eccetera. Quindi in un certo qual senso ti rilassi un po'. E quindi ho voluto affidare ai social queste considerazioni sotto forma di sogno, eccetera, però nulla di particolare, erano delle riflessioni che ho voluto lasciare un po' alla gente. Ho sentito dei commenti favorevoli, ovviamente commenti contrari, però ci sta, è nella normalità delle cose. Signor Sindaco, ci avviamo al termine di questa conversazione. Domenica si vota. Se, così come sembra, ma aspettiamo sempre il risultato finale, non dovesse esserci un sindaco eletto domenica prossima e quindi si dovesse fare ricorso a un commissario e chiedessero a lei di fare da commissario e quindi continuare nella sua esperienza, che risposta darebbe?
Io sorrido sempre al termine della domanda perché mi verrebbe da dare una risposta istintiva, però poi io ho avuto un assessore che mi ha sempre detto: tu non dare mai la risposta che ti viene spontaneamente, perché è quella sbagliata. Dai un'altra risposta, anche della quale non sei convinto. Allora, sarà molto difficile che vengano a chiedere a me di cambiare pelle da sindaco a commissario, ma per una constatazione che in questi 5 anni ho potuto fare, i commissari vengono nominati dalla regione. Io credo che ci sia una lunga fila dietro l'ufficio di collocamento della regione, quindi tanta gente ambisce a fare il commissario anche perché verrebbe adeguatamente retribuito. Quindi non credo proprio che vengano a cercare il sindaco Damiano o l'ex sindaco Damiano. Chiudiamo con l'ultima domanda. In questi 5 anni, a fine della sua esperienza, ritiene di avere amato più lei Trapani o che Trapani ha amato più lei? Allora, io non ci credo a quest'amore viscerale per la città, perché ho sentito tantissima gente sempre esprimersi in questo modo: io amo la mia città, io amo la mia città, eccetera. Artefici delle peggiori nefandezze, che sia il sacchetto della spazzatura poi buttato per strada, che sia l'escremento del cane non raccolto, che sia qualunque altro atteggiamento incivile, non ci ho mai creduto a questo. Una città la si ama perché te la senti dentro e non esterni questo tuo sentimento. Perché un conto è andare in giro al bar a raccontare io amo la mia città, un altro conto è fare per la propria città, perché all'interno hai un sentimento che ti dice: questa è la mia città, questi sono i miei concittadini, voglio fare qualcosa per loro. E quindi lo rifarebbe? No, io ho preso un impegno solamente per 5 anni, non ho preso impegni per gli anni futuri, anche perché non è la mia professione. Grazie a Vito Damiano per l'intervista che ci ha concesso. 5 anni sulla sedia di primo cittadino di Trapani saranno la storia, la microstoria, la storia di questo paese a giudicarlo. Grazie ancora, buona giornata.